Il 2003 ha rappresentato un po' l'anno della svolta per il marchio Porsche. La casa di Stoccarda infatti in quell'anno ha presentato sul mercato un modello appartenente a un segmento di mercato totalmente diverso da quelli che erano i prodotti sino ad allora prodotti e venduti alla propria clientela. Nel 2003 infatti è stato presentato sul mercato il Cayenne, un SUV che apparentemente sembrava una cosa totalmente lontana dall'ideale collettivo del porschista puro. In realtà è stata una vettura di successo e forte di questo successo Porsche ha deciso 6 anni dopo, a maggio del 2009, di introdurre la vettura, il modello che oggi abbiamo in prova, ovvero la Panamera. Tra l'altro oggi avremo occasione di provare un po' l'ultima motorizzazione, quella ibrida, che sicuramente rappresenta dei contenuti molto innovativi. Parlando un po' di dati tecnici della nostra Panamera Hybrid, bisogna tener conto che questa vettura ha una doppia alimentazione, ha una doppia propulsione, una a combustione interna e una elettrica. Il propulsore a combustione interna è un 3 litri, 6 cilindri, da 333 cavalli, con compressore volumetrico. Mentre invece il motore elettrico ha 47 cavalli ed è posizionato esattamente tra il cambio e il motore a combustione interna. La somma dei due fa 380 cavalli, quindi in questo sicuramente dà l'idea che si tratta sì di una berlina, di una ammiraglia, ma pur sempre di una Porsche. Come detto, le prestazioni della nostra Panamera Hybrid sono davvero Porsche. 270 km/h di velocità massima e un 0 a 100 in soli 6 secondi. Però vediamo un attimino nel dettaglio come si riesce a gestire al meglio questa doppia alimentazione. Beh, allora si può utilizzare la configurazione solo elettrica fino a velocità che arrivano a circa 75 km/h in contesti urbani, cittadini, dove a questo punto si consuma zero carburante, si è molto silenziosi e ovviamente si ha un impatto ambientale pressoché perfetto. Però questa situazione, tramite il tasto e-power presente all'interno dell'abitacolo sulla console centrale, si può anche estendere a velocità superiore, addirittura fino a 165 km/h, dove il motore elettrico è di supporto a quello a combustione interna e dove, ad esempio, in fase di frenata c'è una fase di recupero di energia e quindi di ricarica delle batterie e che a un certo punto i freni, nel senso stretto del termine, vanno a intervenire solo quando l'intensità della frenata richiesta ovviamente arriva a certi livelli. Tra l'altro è molto importante tenere presente che tutti i sistemi tipo climatizzatore, servosterzo, assistenza alla frenata di emergenza lavorano in termini elettrici e di conseguenza sono in funzionamento anche quando si lavora solo con il motore elettrico, senza bisogno dell'intervento del motore a combustione interna. Porsche da tantissimo dedica molto della sua sperimentazione verso quelli che sono i minori valori di emissione di CO2. Questo avviene da circa 15 anni nella casa di Stoccarda e ha permesso anno dopo anno di decrementare i valori di emissione di CO2 di circa 1,7% per ogni anno. Questo è stato ottenuto attraverso l'utilizzo di strutture leggere per i propri modelli, della riduzione di qualsiasi forma di attrito, attraverso l'utilizzo di propulsori particolarmente efficienti e questo di conseguenza porta il marchio Porsche e i modelli Porsche a essere tra i principali e i meno inquinanti a livello mondiale. Un esempio di questa attività che viene svolta è il sistema Start and Stop, che consente al guidatore di fermarsi in un momento di semaforo o di stop lungo la strada, di tenere il piede sul freno, di spegnere completamente il propulsore, di tenere soltanto la propulsione elettrica accesa e di conseguenza di azzerare in quella fase il consumo di carburante ma anche l'emissione di CO2. Non appena si va a intervenire nuovamente sull'acceleratore, ovviamente la vettura riprosegue al massimo delle sue prestazioni. Parliamo a questo punto di cambio. Panamera Diesel e Panamera S Hybrid montano di serie un cambio automatico Tiptronic S a 8 rapporti. Il fatto di avere una così ampia rapportatura garantisce un ottimo livello di comfort acustico, soprattutto nelle tratte autostradali, dove un'ammiraglia come Panamera ovviamente trova il suo habitat naturale. Questo ovviamente perché si può viaggiare a una certa velocità con un rapporto più alto e di conseguenza con minor regime del propulsore. Per quanto riguarda l'impianto frenante della Panamera, che da sempre per i modelli Porsche rappresenta uno dei punti di forza del marchio tedesco, abbiamo ovviamente 4 freni a disco, abbiamo pinze a 6 pistoncini all'anteriore e a 4 al posteriore e abbiamo soprattutto i dischi baffati che servono ovviamente a ridurre il livello di calore del disco stesso anche in condizioni di guida un po' estrema. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo 350 mm all'anteriore e 330 al posteriore e soprattutto addirittura la Panamera può essere contraddistinta da un diverso colore della pinza.
Il rosso va a contraddistinguere il modello turbo, quindi il più prestazionale. Il grigio invece va a contraddistinguere la Panamera nella sua versione S, di conseguenza la nostra ibrida. E il colore nero invece la Panamera diesel o la Panamera 4. Dando uno sguardo al retrotreno della vettura, notiamo subito che è presente un piccolo e sobrio alettone, ovviamente creato per migliorare l'efficienza aerodinamica e la deportanza del veicolo. L'alettone si va ad alzare in condizioni standard sopra una certa velocità, ma può essere anche attivato direttamente dall'interno dell'abitacolo attraverso un tasto presente sulla console centrale. Se diamo invece un occhio a quello che è il vano bagagliaio, trattandosi di una vettura ammiraglia berlina, questo aspetto assume sicuramente una connotazione molto importante. Il suo dimensionamento può essere variabile perché i sedili, le due sedute posteriori possono essere frazionabili, 60%-40%, e il dimensionamento, il volume massimo del vano bagagliaio è normalmente sulla Panamera di 445 litri. In questo caso qui sono ridotti a 335 litri nella versione ibrida e addirittura a 312 nel momento in cui la vettura dispone del sistema Bose Surround. A questo punto siamo venuti all'interno dell'abitacolo della nostra Panamera Hybrid S. Essendo una vettura di 4,97 m, quindi quasi 5 metri, che fondamentalmente sono le dimensioni corrette per un'ammiraglia, si può ben facilmente comprendere quanto sia abitabile l'interno della vettura, sia per quanto riguarda le sedute anteriori che per quelle posteriori. Di conseguenza anche i più alti di statura trovano perfettamente una loro corretta e comoda allocazione all'interno dell'abitacolo. La strumentazione è molto chiara, molto tecnologica, ma per certi versi anche molto funzionale. Pronti via subito guardando il cruscotto e soprattutto il volante a tre razze multifunzione si ha perfettamente la percezione di essere all'interno di una Porsche, non tanto per il logo ovviamente ben evidente, ma soprattutto per i cinque strumenti circolari che abbiamo esattamente di fronte al nostro sguardo. La vettura, come qualsiasi ammiraglia, ovviamente ha una serie di dotazioni sia di serie che in via opzionale che rendono perfetta la guida soprattutto nelle lunghe tratte. Abbiamo una climatizzazione ottimale sia per quanto riguarda le sedute anteriori che quelle posteriori. Abbiamo la possibilità di riscaldare, di climatizzare i singoli sedili, quindi sia quelli anteriori che quelli posteriori, in maniera molto progressiva. Abbiamo i comandi del cambio Tiptronic S a 8 rapporti direttamente sul volante, che sono tra l'altro particolarmente belli anche dal punto di vista estetico. E abbiamo questa monolitica console centrale che in un certo senso ha una sua linea di continuità con un tratto analogo anche nelle sedute posteriori. Dopo aver approfondito staticamente i contenuti della nostra Panamera Hybrid S, non rimane che andare a provare insieme su strada. Di ritorno dalla nostra prova siamo sicuramente in grado di esprimere un giudizio sulla nostra Panamera Hybrid S. Complessivamente la vettura ovviamente ci ha soddisfatto al 100%. Di contro non si poteva pensare diversamente per una vettura del marchio Porsche, soprattutto per il livello di costo di una vettura di questo genere. È un ammiraglio in tutti i sensi, ha un grandissimo comfort di marcia, ha delle ottime prestazioni e la combinazione tra propulsione interna e propulsione elettrica è una combinazione pressoché perfetta che garantisce sprint, prestazioni pure, ma anche grande comfort di marcia e soprattutto consumi tutto sommato inaspettati per una vettura di questo genere qui. Dal punto di vista della frenata, beh, nulla da dire, avevamo detto che i freni di Porsche sono un must e anche in questo modello, sicuramente non ipersportivo, hanno rappresentato un punto d'arrivo perfetto per quanto riguarda il progetto.
Il cambio è altrettanto molto docile, la ottima rapportatura garantisce prestazioni, ma un livello soprattutto di consumo che, come dicevamo, è molto positivo per una vettura di questo genere, e il sistema di gestione dell'assetto PASM associato al PSM, quindi controllo di trazione e ripartizione elettronica della frenata, garantiscono sempre un'ottima motricità e soprattutto non sono così invasivi da togliere il piacere di guida al proprio guidatore. L'abitabilità interna è ottima, personalmente mi sembra un po' particolare, ma non è l'unica, la scelta di avere soltanto due sedute dietro, perché chi vuole viaggiare particolarmente comodo sicuramente qua trova comfort, ma probabilmente avere una quinta seduta non sarebbe stato male, così come sicuramente è in linea anche il vano bagagliaio. Nel complesso quindi, per un costo di acquisto di circa 110.000 euro, si può ottenere una gran macchina, comunque una Porsche in termini di prestazione, e soprattutto una macchina dalla grande personalità. Dal 2003, quindi al 2011, Porsche ha fatto un salto in avanti incredibile. È passata attraverso un SUV, il Cayenne, ha scelto di fare un'ammiraglia, ovvero la Panamera, adesso vedremo in futuro quali saranno i suoi prossimi obiettivi.